A Natale facciamo posto a Gesù anziché alle spese. Al rumore, Francesco esorta tutti ad essere come Maria nell'attesa del figlio di Dio. Napoli e il suo arcivescovo presentano al Papa il presepe di San Pietro. Un felice inizio di settimana a tutti voi in compagnia di TG2000. Cari amici, buona serata. Qualche problema con l'audio, ma andiamo avanti. E dunque, Cesare, mancano due giorni al Natale. Oggi Papa Francesco ha esortato ognuno di noi a fare posto a Gesù che viene, invitandoci a rimanere un po' in silenzio per sentire la voce dell'amore. Sempre stamattina è stato presentato al Santo Padre il presepe di Piazza San Pietro che verrà inaugurato domani pomeriggio. Ma per tutto il racconto della giornata del Pontefice andiamo proprio in Piazza San Pietro, dove per noi c'è Nicola Ferrante. Nicola. Sì, buonasera da Piazza San Pietro. Allora, antivigilia di Natale in Vaticano, a poche ore dalla festa, Papa Francesco oggi ha ribadito più volte qual è il senso autentico di questi giorni, insistendo in particolare sul rumore che purtroppo avvolge, ecco, queste giornate. C'è il rischio di una festa rumorosa. Cominciamo subito allora dalle parole all'omelia a Santa Marta sul rischio di una festa troppo rumorosa. Ha aperto la giornata stamattina parlando durante la messa, ha rivolto una domanda precisa: cosa succede in noi se viene il Signore o se non viene, se c'è posto per Lui oppure soltanto per le feste, per fare la spesa e appunto per fare il rumore? Per questo, ha spiegato il Papa, la Chiesa ci invita a non avere il cuore chiuso come la stanza di un comodo albergo con tanto di cartellino. Pure educato, dice Francesco, si prega di non disturbare. L'invito dunque è ad aprire la nostra anima a Gesù che nasce, ma ci racconta tutto la nostra cristiana Caricato. Vediamo. Natale sta per arrivare, facciamo posto a Gesù. Papa Francesco celebra la messa mattutina nella cappella di Santa Marta e invita ad aprire il proprio cuore, a rimanere vigilanti nell'attesa, come Maria prima del parto. I padri del deserto dicono che Maria, la Chiesa e l'anima nostra sono femminili. E quello che si dice d'una, analogamente si può dire dell'altra. La nostra anima è in attesa, in questa attesa per la venuta del Signore. Un'anima aperta che chiama: vieni, Signore. Una domanda che deve accompagnare tutta la vita, in particolare i giorni dell'Avvento, da consumare senza rumore o distrazioni. C'è posto per il Signore o c'è posto per feste, per fare spese, fare rumore? La nostra anima è aperta? Come è aperta la Santa Madre Chiesa e come era aperta la Madonna? O la nostra anima è chiusa e abbiamo attaccato sulla porta un cartellino molto educato che dice: si prega di non disturbare. Il mondo non finisce con noi, spiega il Papa, e noi non siamo più importanti del mondo. Occorre fare spazio a Gesù. E oggi ripetere tante volte vieni e cercare com'è la nostra anima, che non sia un'anima che dica don't disturb, no, che sia un'anima aperta, che sia un'anima grande per ricevere il Signore in questi giorni. E che incomincia a sentire quello che domani nell'antifona ci dirà la Chiesa: sappiate che oggi viene il Signore e domani
vedrete la sua gloria. E come sapete, Papa Francesco di solito lascia anche dei messaggi su internet, i cosiddetti tweet. Allora leggiamo subito insieme, vi dicevo a proposito del rischio di una festa rumorosa, l'ultimo tweet lasciato dice così: il Natale spesso è una festa rumorosa, ci farà bene stare un po' in silenzio per sentire la voce dell'amore con la maiuscola. Così le parole di Francesco. Devo dirvi ora, darvi buon conto dell'attività ufficiale di Papa Francesco, agenda molto ricca nella giornata di oggi. Stamani il Santo Padre ha ricevuto in udienza il signor Rodney Clemente, nuovo ambasciatore di Cuba presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle lettere credenziali di cui vediamo le immagini. Il nuovo ambasciatore, come informa una nota della Santa Sede, ha 67 anni, è psicologo, sposato, ha due figli, ha rivestito numerosi incarichi prima di occuparsi dal 75 di diplomazia estera. Un incontro cordiale con Papa Francesco, come sapete, cuore del suo incarico sull'isola di Cuba è promuovere le relazioni diplomatiche tra governo e Santa Sede, soprattutto a tutela della libertà religiosa. E subito dopo questo incontro il Papa ha ricevuto in udienza il Cardinal Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, insieme a una delegazione per la presentazione del presepe che è alle mie spalle, ma è buio e ancora chiuso. È offerto quest'anno dalla città partenopea e sarà inaugurato domani pomeriggio proprio qui in piazza. Merita di essere visto perché intreccia il mistero dell'incarnazione alla vita quotidiana di Napoli, tra problemi e però anche splendori. A margine dell'incontro il Cardinal Sepe ha invitato il Papa a visitare Napoli, ma lo ha fatto con parole a dir poco singolari che ci racconta il nostro Paolo Fucili, mentre io da Piazza San Pietro vi saluto. Prestigiosa a dir poco per una delle più famose e caratteristiche tradizioni di Napoli, mai finora Piazza San Pietro aveva ospitato un presepe in stile napoletano come quello visitato prima. L'ambientazione è proprio in una grotta della nostra Posillipo, della nostra Napoli, ed è e i costumi dei personaggi che sono sul presepe sono dei costumi di personaggi settecenteschi, quindi praticamente non c'è nulla di inventato. Il mistero della natività di Gesù calato nella quotidianità della vita, filtrata attraverso i canoni iconografici settecenteschi di questa singolare arte. Presente l'arcivescovo di Napoli, ricevuto per l'occasione in udienza da Francesco, molto contento del singolare omaggio, riferisce Sepe. È la vita quotidiana del napoletano che viene raffigurata e rappresentata, e viene sempre, se voi notate, con un'apertura verso il bambino. Cioè è Dio che si fa uomo, ma che assume in sé tutta la realtà esistenziale della vita. Un'occasione imperdibile pure per invitare il Papa a visitare Napoli. Se non lo avessi fatto al ritorno mi avrebbero fucilato, scherza il cardinale. Risposta: verrà, adesso vedremo i tempi e i modi. Inaugurazione del presepe in programma domani pomeriggio. E chissà, è la domanda di tutti, se il Papa scenderà in piazza a dedicargli di persona una visita. Quando meno ve l'aspettate. Ed ora la politica. Sono fermamente convinto che l'Italia ce la farà, perché abbiamo dietro le spalle la parte più complessa di questa crisi. Nella conferenza stampa di fine anno il Presidente del Consiglio Letta si mostra ottimista per le sorti del nostro Paese. Sempre oggi il Governo ha ottenuto la fiducia al Senato sulla legge di stabilità. Sentiamo i dettagli con Augusto Cantelmi. Io continuerò ad assumermi responsabilità e dire francamente agli italiani quello che si può fare, quello che secondo me non si può fare adesso, ma si potrà fare dopo, perché io penso che sia importante dire anche tanti no. Se si dicono soltanto dei sì, il disastro è assolutamente dietro l'angolo. Assunzione di responsabilità per quello che si è fatto, ma soprattutto per quello che si farà, dalle tasse al lavoro alle riforme, dalle carceri all'immigrazione. È un Letta a tutto campo quello che si presenta di fronte ai giornalisti per la tradizionale conferenza di fine anno. Difesa del capo dello Stato, attacchi a Grillo e mano tesa invece verso Matteo Renzi. Il Presidente del Consiglio tuttavia sa bene che il suo governo è legato ai risultati, a cominciare dalle riforme e dalla
ripresa economica, motivo per cui Letta difende a spada tratta la legge di stabilità all'ultimo atto al Senato, con la fiducia al governo il 27, il voto di Palazzo Madama al provvedimento. Nella manovra norme che riguardano la tassa sulla casa, il taglio al cuneo fiscale e novità sul capitolo pensioni. Dalla Camera invece, nella ricca giornata politica, arriva un'altra fiducia all'esecutivo con il controverso decreto Salva Roma, contenente la discussa norma contestata da Movimento 5 Stelle e Lega Nord sugli affitti d'oro. Il governo promette di modificare la norma nel Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo. Sempre da Montecitorio, via libera anche al disegno di legge che abolisce le province. E adesso passiamo alla cronaca per parlare delle scosse di terremoto avvertite oggi sia nel Bresciano che nel Messinese, dopo che già ieri la terra aveva tremato in Umbria e nelle Marche. Per fortuna non ci sono stati né feriti né danni. Ci siamo chiesti però perché continuano a verificarsi questi fenomeni. Sentiamo la risposta di un esperto, a Massimiliano Niccoli. Sono eventi assolutamente a sé stanti, completamente separati, non c'è nessuna interconnessione l'uno con l'altro. La terra trema in Umbria, nel Messinese e nel Bresciano, rilevante la magnitudo 4.0 nello stretto, ma per fortuna nessun danno a cose o a persone. Resta tuttavia l'elevato rischio sismico della nostra penisola, racchiuso in una mappa stilata dagli esperti. Fornisce quelli che sono i livelli di pericolosità e che sono spalmati in un arco di 10% di probabilità di una certa accelerazione, un certo range di accelerazione nei prossimi 50 anni. Questo è quello che dice la mappa. Dopodiché sta agli amministratori locali e a coloro che costruiscono le case fare le case, cioè in maniera da poter prendere in considerazione questi parametri. In Italia in realtà il fatto che abbiamo forti terremoti che si ripetono a diverse decine di anni l'uno dall'altro, in realtà purtroppo innesca un processo mentale che va a detrimento, diciamo pure, di quella percezione che devono avere i cittadini riguardo alla prevenzione, perché praticamente si innesca il discorso di ma se non è successo fino adesso forse mai abbassare la guardia, esatto. Insomma sì, mai abbassare la guardia, questo è il punto fondamentale. Ma questo qui dovrebbe essere la cosa più importante, dovrebbe essere insegnato a scuola. A scuola dovrebbe essere il primo posto dove viene insegnato che cos'è il terremoto, come ci si può difendere anche con adottando delle soluzioni che sono semplicissime, tipo, non so, se succede un terremoto, immediatamente nascondersi sotto un tavolo. Però entrare dentro nell'ordine di idee, questa è la cosa più importante. Cambiamo argomento. In questi giorni che precedono il Natale, la fiducia dei consumatori non solo è calata di 2 punti rispetto al mese di novembre, ma ha anche registrato il valore più basso da giugno. Nonostante questo, però, secondo l'Istat, risultano in miglioramento le aspettative sull'economia e sulla disoccupazione nel nostro paese. Peggiorato invece il giudizio dei consumatori sullo stato attuale dell'Italia. E se, Cesare, come abbiamo visto, le aspettative economiche sono ancora incerte, c'è però un'Italia che non si arrende e che inventa e realizza un'economia che dà lavoro e speranza. Stiamo parlando del progetto Policoro, avviato nel 95 dalla Chiesa italiana e che oggi è una realtà per tanti giovani. Nella nostra diocesi di Orvieto Todi è nato il progetto Policoro molto di recente, sono appena 3 anni, hanno voluto affidare a una neonata cooperativa da 1 anno la gestione della segreteria del Giubileo. Sta accogliendo i tanti pellegrini che stanno venendo nelle nostre città di Orvieto e Bolsena soprattutto. Spesso sono ragazzi che hanno ripescato dal passato vecchi progetti. Tra queste realtà, proprio nell'ultimo anno, il nostro vescovo ha annunciato l'estate scorsa l'avvio di un progetto di microcredito. Dal 1995, quando fu avviato dalla Chiesa italiana, il progetto Policoro si è diffuso in 115 diocesi di 14 regioni, favorendo la nascita di circa 500 tra cooperative e consorzi, che oggi danno lavoro a oltre 4.000 persone. Ad Assisi, in Umbria, si ritrovano gli animatori diocesani del progetto per i periodici corsi di formazione dell'iniziativa, che vuole essere sempre di più una risposta alla disoccupazione giovanile attraverso percorsi educativi e sostegno alla autoimprenditorialità. Il Sud Italia, che era all'inizio centrale in questa prospettiva, per cui si cercavano attraverso dei gemellaggi fra diocesi del nord e del sud di creare appunto questo modello virtuoso,
oggi vede anche una crisi presente invece al nord, al centro, e vede crescere il progetto Policoro secondo quest'ottica. È l'idea di evangelizzare attraverso il lavoro, o di avere un lavoro che sia qualitativamente un luogo attraverso il quale l'annuncio di Cristo avvenga. Torniamo a parlare della questione immigrazione, perché non cessano le polemiche attorno al centro di prima accoglienza di Lampedusa. Polemiche che arrivano fino a Roma, dove nel centro di Ponte Galeria prosegue lo sciopero dei migranti che chiedono di vivere in condizioni più umane. Vediamo il punto con Leonardo Possati. Inaccettabile, prima le immagini messe in onda dal TG2 nelle quali si vede come vengono trattati i profughi, poi le proteste a Lampedusa e in altri centri per le condizioni di vita in cui sono costretti. Per questo da ieri il deputato del PD, Khalid Shaouki, di origine marocchina, si è barricato nel centro di Lampedusa al termine della sua visita, annunciando di non avere intenzione di lasciare la struttura fino a quando non verranno trasferiti i superstiti del naufragio del 3 ottobre in cui morirono 366 profughi, ma anche Khalid, il ragazzo siriano autore del video del TG2 in cui si vedono i profughi che vengono disinfettati nudi nel cortile del centro. A chi è riuscito a raggiungerlo telefonicamente, Shaouki racconta di un posto sospeso al di fuori della legalità, con servizi inadeguati per persone profondamente segnate da quanto hanno vissuto. Ma le polemiche non sono circoscritte all'isola di Lampedusa, anche a Roma, nel centro di Ponte Galeria. Da ieri sono 15 i migranti che si sarebbero cuciti le labbra, un gesto estremo per denunciare quanto sia insopportabile il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione. Oggi 4 profughi, fra cui 2 di quelli con la bocca cucita, sono stati rimpatriati in Tunisia, e sempre oggi una numerosa delegazione di parlamentari è entrata nel centro per valutare le condizioni di vita delle persone che qui vivono. Cambiamo argomento, ma proseguiamo con la cronaca. 27 opere dal valore di oltre 1 milione di euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza e dai ROS nella casa dell'ex boss della banda della Magliana, Ernesto Diotallevi, in zona Fontana di Trevi a Roma. Fra il materiale recuperato spiccano dipinti dell'Ottocento e del Novecento di notevole valore artistico e storico, ma anche mobili di antiquariato e un pianoforte di Mogano. Si tratta della seconda operazione ai danni della famiglia Diotallevi nel giro di poco più di un mese. Già lo scorso 12 novembre infatti furono sequestrati beni per un valore di 25 milioni. E quello che stiamo per festeggiare sarà un Natale da trascorrere in famiglia, in casa, anche per via di una perturbazione che a partire da domani interesserà diverse zone d'Italia. Federico Plotti ha chiesto di fare un quadro della settimana al tenente colonnello dell'Aeronautica Militare. Sentiamo dunque le sue previsioni. Un intenso e veloce sistema nuvoloso si sta per avvicinare sulla nostra penisola, partendo dalla Francia, dove il clou del cattivo tempo l'avremo nel giorno di Natale. Partiamo dal giorno 24, dove la perturbazione si avvicina al nostro paese, interesserà le regioni nord, di nord-ovest, con piogge sulla Liguria, Lombardia e nubi anche sulla Sicilia, la parte meridionale e la Calabria. Ma il giorno 25, dove al mattino avremo piogge intense sulla Liguria, piogge anche sul Piemonte, sulla Val d'Aosta e con nubi consistenti sulla Toscana, con piogge nel corso della seconda parte della giornata, dove anche qui nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad aumentare sulla Toscana, dove durante la notte si sposteranno anche sul Lazio. Al giorno 26 avremo ancora residui di instabilità con piogge intense sulle regioni di nord-est, specie sul Friuli Venezia Giulia, piogge forti sul Lazio, sulle zone interne dell'Abruzzo, in estensione nel pomeriggio sera la Campania e le rimanenti regioni del sud. Da segnalare i venti che saranno forti o molto forti su tutte le regioni, specie quelli centro-meridionali. E adesso lasciamo l'Italia per andare in Brasile, a Recife, per una storia tanto bella quanto inaspettata. Telecamere piazzate contro la violenza che filmano buone azioni. Guardate un po'. Dovevano servire a individuare i criminali. Intanto hanno registrato centinaia di atti d'altruismo. Le immagini immortalate dalle telecamere piazzate dalla Segreteria Difesa Sociale di Recife, metropoli del nord-est del Brasile, sono di quelle che fanno bene all'anima. C'è chi si prodiga per assistere un automobilista in panne, chi aiuta un disabile a superare una barriera architettonica, chi accompagna un non vedente, chi mette al sicuro il portafogli di un ubriaco addormentatosi in mezzo alla strada.
In 2 mesi di servizio le 535 telecamere di Recife hanno filmato 600 buone azioni. In media fanno 10 al giorno. Non male per una città dai tassi di criminalità più alti di tutto il Brasile, ma evidentemente pure con un serbatoio di generosità che le statistiche, come sovente succede, non sono capaci di misurare. Cari amici, sapete chi fa volare il tempo? È Silvio Vitelli, eccolo.